L'erbaluce è uno dei vitigni autoctoni più antichi del Piemonte, le cui origini si perdono tra storia e leggenda. Siamo a Cuceglio, una delle zone storiche di produzione dell'erbaluce, tenuta a Roletto. Antonino Iuculano, amministratore di questa azienda, intanto da quando? Allora, che io sono amministratore del 2012. L'azienda invece è nata? No, beh, l'azienda come Roletto è nata nel 61 con mio suocero, 1961, e invece prima ancora la parte della nonna dei Tinetti, perché l'origine dei Tinetti è la fine del 700 e l'inizio 800 loro. Abbiamo detto un'azienda storica, un'azienda che fra l'altro nel corso degli anni è diventata una delle più importanti, perché come superficie abitata quanto siete ormai? Allora, siamo a 28 ettari attuale, che portano già i 28 ettari. Dopo ne abbiamo ancora 4 ettari che le abbiamo appena messe, sono delle piccole barbatelle, e stiamo ancora impiantando, stiamo ancora cercando dei diritti di rimpianto per poter incrementare. Voi lavorate anche con l'Università Facoltà di Agraria per nuovi impianti, per studiare varietà e nuovi tipi di erbaluce? Allora, noi il rapporto con la Facoltà di Agraria è bellissimo, stiamo proprio intensamente collaborando perché abbiamo suddiviso i cloni dell'erbaluce. Questa suddivisione dei cloni per noi è importante perché la tradizione era tutta pergola, oggi stiamo facendo la spalliera. Stesso clono pergola, stesso clono spalliera, per vedere le differenze da uno all'altro, dalla spalliera alla pergola, quelle che matura di più, quelle che dà più gradi, quelle che va bene per il passito, quello che va meglio per lo spumante, quello che va bene per il vino. Non dimentichiamo che l'erbaluce è uno di quei vitigni adatti per le tre tipologie: fermo, spumante e passito. La vostra produzione per quanto riguarda erbaluce, sia fermo che passito che spumante? Siamo allora sulle tre forme, spumante, passito e erbaluce, siamo sui 230.000 bottiglie. Una produzione importante che voi riuscite a mandare all'estero, soprattutto in Cina, dove apprezzano i nostri vini. E beh, la Cina ci sta dando molta soddisfazione, perché l'erbaluce che non era conosciuta in Cina, noi ne stiamo portando veramente molto. Oltre alla Cina, i vostri vini all'estero dove si vendono? Allora, Stati Uniti, Costa Rica, di nuovo che sempre fa parte degli Stati Uniti, Inghilterra e Russia.